Siamo con il sindaco di Vallo di Nera, un piccolissimo comune, una perla della Valnerina e Agnese Benedetti, insomma, un comune che è uno spettacolo a vedersi e che è uno spettacolo che vuole tornare a risplendere. Grazie. Questo terremoto non ha inferto ferite grandissime al nostro comune perché avevamo fatto una buona ricostruzione e quindi le case hanno tenuto. Siamo anche non proprio nel pieno dell'epicentro, quindi siamo stati graziati dalla impetuosità delle scosse sismiche. Nonostante questo, comunque i danni ci sono. Ci sono per le attività economiche, ci sono danni diretti e indiretti. La Valnerina in questo momento vive una grande precarietà e quindi tutti gli operatori economici si trovano in grande difficoltà. Ma c'è ovunque una grandissima voglia di rimettersi in movimento, di riscatto, di fierezza. E questa credo che sarà la nostra forza per i giorni futuri. Che cosa significa essere comunque portare la voce di Vallo di Nera in un evento così importante come quello dell'Expo Regalo? Beh, innanzitutto significa gratitudine per l'accoglienza che ci è stata riservata, significa stare tutti insieme e sentire il cuore dell'Umbria che ci è vicino attraverso le istituzioni, Confcommercio, Umbria Fiere e tutti gli organizzatori e anche attraverso i visitatori di questa manifestazione che stanno dimostrando già dalle prime ore di questa mattina un grande affetto e soprattutto stanno restituendo dignità a chi da 3 mesi purtroppo vive in un grosso stato di precarietà.